è andato al commissariato di Milazzo insieme al porto d'armi ad uso sportivo per denunciare l'acquisto di due fucili di cui una pompa. Quando ha riferito ai poliziotti di possedere un'altra arma, più precisamente una pistola, acquistata molti mesi prima ma mai dichiarata, tanto la mancata denuncia quanto la tipologia delle armi e la giovane età dell'uomo hanno spinto i poliziotti di Milazzo a procedere ad ulteriori controlli e accertamenti, compresa la perquisizione domiciliare. Così nella camera da letto hanno trovato un enorme quantitativo di materiale esplodente, per il quale si è reso necessario l'intervento degli artificiali. C'erano 130 kg circa di sostanza esplosiva, mista reagenti corrosivi, micce, artifici pirotecnici e razzi, confezionati in modo alquanto approssimativo e con un'elevata capacità distruttiva. Il tutto era nascosto all'interno di armadi e cassetti. Numerosi poi gli ordigni di grosse dimensioni di fattura artigianale e tra questi una addirittura di 6 kg, oltre a due fusti contenenti verosimilmente polvere da sparo, forniti ciascuno di una miccia di innesco. Per l'illecita detenzione degli esplosivi, i poliziotti hanno arrestato Antonio Munafò, 19enne di Milazzo. Custoditi gelosamente dal giovane nella camera da letto, i poliziotti hanno poi trovato i fucili, una pompa e uno semiautomatico, la pistola non denunciata, due carabine di cui una ad aria compressa, un macete, un'ascia, svariata coltelli e due balestre. Un vero e proprio arsenale che i poliziotti hanno sequestrato insieme alla somma di quasi 30.000 euro e due cellulari a diverse ricevute di corrieri e ditte di produzioni di materiale pirotecnico ed un computer. Proprio quest'ultimo, a dire dello stesso ragazzo, sarebbe stata la fonte della quale Munafò attingeva informazioni per costruire i congegni esplosivi e per procacciare sul territorio quanto necessario alla loro realizzazione.